Sì, perché secondo me nel secondo tempo abbiamo fatto la partita e cioè abbiamo avuto le nostre occasioni e credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più equo per quello che si è visto durante i 95 minuti. Una prima frazione sicuramente il Grosseto ha fatto di più di noi anche per nostra scelta, siamo stati molto composti, chiaro che abbiamo sbagliato molte ripartenze e dove gli potevamo fare comunque sia dar fastidio. E abbiamo preso un gol un po' così, su una ripartenza da un calcio d'angolo, eravamo in inferiorità numerica. Poi le decisioni arbitrali, quelle lasciamole perdere perché poteva starci il fuorigioco, ci potevano stare un paio di situazioni dubbi anche per quanto riguarda noi. E dunque niente, dispiace perché poi nel secondo tempo la squadra ha messo in campo maggiore energia, abbiamo cambiato modulo, sicuramente. Stiamo pagando quelle che sono anche le assenze di alcuni giocatori perché abbiamo dovuto cambiare sistema di gioco. Adesso stanno rientrando, quindi anche oggi nel secondo tempo sono rientrati due giocatori per noi titolari, quindi abbiamo cambiato anche sistema di gioco e credo che se avessimo pareggiato, insomma, penso che il risultato era più giusto, era fare poi il calcio di momenti. Quest'anno sicuramente gli episodi non ci stanno, almeno oggi, girando dalla nostra. Sarà anche un pochino colpa della mia o della squadra, però siamo fiduciosi secondo me che possiamo riprendere un cammino per quello che è il potenziale quando riusciremo a recuperare tutti gli effettivi. Come sta il ragazzo? È uscito subito Ma credo che dal campo. sia uscita la spalla, ma non credo niente di grave, quindi adesso vediamo quello che saranno il decorso post infortunio, perché quando si ha la spalla poi c'è sempre da valutare quello che sono i danni subiti, no? Dal punto di vista riconoscitoso. Sì, ma questo è un campionato molto equilibrato, ma noi abbiamo fatto sempre buone prestazioni, eccetto quella di Orvieto, in casa con l'Orvietano abbiamo fatto sempre buone prestazioni, poi oggi non siamo premiati per quanto riguarda la prestazione e gli episodi. E quindi, ripeto, la squadra quando sta al completo sicuramente c'è un potenziale diverso, senza nulla togliere agli altri, ma è chiaro che poi quando devi cambiare il sistema di gioco vai a perdere un po' quelle che sono un po' le prerogative di alcuni giocatori, soprattutto in una fase d'attacco. Ma per me l'episodio di Sabelli, per me è rigore netto, cioè quello è rigore. Cioè, se c'era il VAR, quello sarebbe stato rigore, perché se tu anche intervieni dopo che il giocatore ha calciato, ma intervieni sul giocatore, quello è rigore, questo è il regolamento, però l'arbitro non l'ha dato. C'era anche un fallo di mano, secondo me, netto sul tiro di Malaccari, però in Serie B purtroppo ci sono tanti errori, da parte dei giocatori e da parte anche degli arbitri nelle valutazioni. Questo fa parte proprio del decorso della Serie B, che è un campionato di dilettanti, quindi. Se voi vedete dentro le partite quanti errori ci sono magari nei passaggi, nelle letture di ripartenza. No, mi dispiace perché, ripeto, venivamo anche da un buon momento, avevamo fatto una vittoria in pareggio, il campionato questo è molto equilibrato, l'anno scorso ho fatto il girone G, sicuramente c'è un potenziale diverso su questo girone, le squadre sono molto più organizzate, secondo me c'è molta più intensità dentro le partite. E quindi la squadra deve cercare di riprendere un cammino che sia più consono e, come ha detto lei, la classifica è molto corta. Mi auguro che possiamo già riprendere domenica i punti che abbiamo lasciato oggi perché in casa abbiamo fatto un brutto, quindi fuori casa abbiamo fatto sempre buone partite. Abbiamo perso anche 1-0 a Siena, ma sempre con una ripresa presente, quindi noi dentro le partite ci stiamo. Ripeto, quindi dobbiamo migliorarci, recuperare tutti gli effettivi e trovare anche, come dire, una continuità di risultati che ti possano permettere poi in alcune gare di stare un po' più sereno e di non avere magari quel timore che ti blocca in alcuni momenti.